Buonasera, buonasera, appuntamento speciale questa sera, una puntata dedicata al ciclismo e poi naturalmente anche al calcio. Come sapete l'Abruzzo si tinge di rosa in questa settimana, Giro d'Italia numero 104 e ne parliamo sicuramente con il referente della RCS, ma quando in Abruzzo si parla di ciclismo si parla di Maurizio Formichetti. Ciao Maurizio! Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Che Grazie. piacere rivederti. È piacere pure mio. Quando ti vedo sono contento perché parliamo di ciclismo, ma poi parleremo anche di calcio, eh? Non ti lascio andare via perché tu sei un esperto e competente anche di calcio, anche co-presidente, Sì, ancora. purtroppo siamo un attimo Vabbè, però nel sì. limbo. Vabbè, a Pratola adesso quindi si sta calmi, però poi si ripartirà. È da È vedere. da vedere, È sì. da vedere. Comunque. Poi parleremo anche della partita di oggi. Il Lanciano ha perso, come sapete, con l'Avezzano. Indy è tornato al successo il Notaresco. C'è stata la sconfitta interna dell'Avastese. Comunque, questa prima parte, caro Maurizio, la voglio dedicare a questo avvenimento, perché noi siamo una piccola regione rispetto a tante altre regioni d'Italia, però ogni anno io mi permetto di dirti grazie a te. L'Abruzzo arriva il periodo di maggio e si tinge di rosa, torna l'allegria, torna questo Giro d'Italia. E come dico sempre, il merito è solo tuo. No, allora, io sono una persona normale, umile e tranquilla. È normale che il fulcro della... Questo è come un film, c'è un regista e un produttore, che il regista è Mauro Venni, il produttore è RCS. Poi ci sono gli attori che sono i ciclisti e poi ci sono gli attori non protagonisti, ma che comunque sono protagonisti, che sono gli enti che hanno l'onore e l'onere di ospitare queste tappe. Io sono un semplice sceneggiatore, nel senso che mi preoccupo di trovare gli attori, di scrivere un po' quello che può essere il percorso. E siamo qui di nuovo nel 2021, dopo la bellissima 2 giorni del 2020, ad avere ancora una volta il Giro d'Italia in Abruzzo. È normale che un ringraziamento particolare io lo faccio a Mauro Venni e a tutta la famiglia del CS, che ormai questo è il 15° anno che io collaboro con loro, e ogni anno riesco a far capire alle varie amministrazioni, ai vari sindaci, ai vari rappresentanti di provincia, ma soprattutto alla regione, che poi è il fulcro centrale della gestione dell'evento, che l'Abruzzo ha situazioni particolari da mettere in mostra. Infatti, queste tappe abruzzesi metteranno in mostra il mare, E adesso ne parleremo sì. singolarmente, però tu sei sempre molto umile, però il CT della Nazionale, Davide Cassani, quando parla di giro, quando parla di ciclismo e quando parla dell'Abruzzo si sofferma sempre, io ho ascoltato tante dichiarazioni e fa sempre i complimenti all'Abruzzo, dice sempre che in Abruzzo il giro trova sempre qualcosa di speciale. Sì, e trovo qualcosa di speciale perché noi siamo calorosi, volenterosi, diamo sempre tutto. Siamo l'unica regione che riusciamo durante la corsa a offrire il nostro unicum, che sono gli arrosticini, e questo ci dà manforte. Infatti tutti quelli che arrivano in Abruzzo al seguito del Giro d'Italia vogliono assaggiare gli arrosticini. Ti racconto un Sì. particolare: alla tappa di Prati di Tivo, gli amici di RCS mi hanno chiesto: per favore, porta un po' di arrosticino. Ho portato circa 200 arrosticini su a Prati di Tivo, li abbiamo cucinati, mangiati, e tutti quanti hanno gustato questa specialità abruzzese. E, che dire, come ti dicevo, l'Abruzzo ha tutte le potenzialità per essere una delle regioni leader nel turismo in Italia, ma anche in Europa. Il problema è crederci, ma crederci nel vero senso della parola, non soltanto avere un attimo l'evento che sarà venerdì, il Giro, domenica, con la tappa di Campofelice. La cosa che mi dispiace è che, così umilmente e tranquillamente rimprovero, che ogni volta che noi investiamo su un evento tipo il Giro d'Italia, muore là, non c'è un seguito che possa dare una scossa al turismo. Arriva la tappa, si fa la tappa, si premia, e poi si va via. Ci si dimentica che tutto ciò che è stato visto in televisione, perché poi
il Giro d'Italia va su 150 paesi al mondo e potenzialmente sono miliardi di persone che vedono l'Abruzzo in televisione. Ecco, questo deve dare una scossa generale affinché il turismo, che deve essere il volano dell'economia, perché il terziario, le industrie sono in crisi, quelle poche industrie che ci sono reggono ancora, ma sono la Sever, sono la Honda, sono la Pinkerton. Quindi sfruttare al meglio questi giorni, per far capire, per far capire che l'Abruzzo è una regione viva, una regione con 5 parchi, una regione con il mare, una regione con 10 stazioni sciistiche, una regione che ha da offrire tanta gastronomia, o degli ottimi vini, dell'ottimo olio. Sono tutte sensazioni che dovrebbero essere portate avanti non soltanto nell'evento Vinitaly oppure nella BIT quando si parla di Abruzzo, ma a 365 giorni l'anno. Sono d'accordissimo. Maurizio, allora iniziamo questa 3 giorni. Si parte mercoledì e venerdì. Ivana ci faceva vedere prima il percorso, quindi Notaresco Termoli è una gara dove tanti comuni Abruzzi attraversa praticamente tutta la costa, no? Anche diciamo che è una tappa intermedia, perché giovedì, o meglio domani, ci sarà questa tappa nelle Marche. Guarda caso, per 500-600 metri l'arrivo non sfocia in Abruzzo, San Giacomo su Ascoli Piceno. È una tappa dura perché l'arrivo è impegnativo, e prima dell'arrivo, prima di Ascoli Piceno, c'è un altro Gran Premio della Montagna. Questa tappa qua è una tappa per velocisti, creata per velocisti, anche se la parte centrale è abbastanza mossa, diciamo che da Cappelle sul Tavo in poi, Cappelle, Caprara, poi si riscende a Santa Teresa, Villanova, Sisera a Chieti, si va a Ripa Teatina, Miglianico, Tollo, Canosa, Crecchio, Ortona, e poi di lì si riprende l'Adriatica, la Statale 16, tutta pianura fino a Termine, attraversando i comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo. Me li ricordo tutti perché poi alla fine diciamo che è un disegno che mi sono fatto insieme all'ingegner Di Sando, che è il cartografo della Gazzetta dello Sport. Maurizio, quindi si toccano 3 province in un giorno. In un giorno, sì, si tocca la provincia di Termo, da dove si parte, poi si tocca la provincia di Pescara e poi la provincia di Chieti. Il sabato ci sarà una tappa altrettanto importante, molto mossa, con un arrivo inedito in provincia di Benevento, e anche lì bisogna stare attenti, tant'è che qualche giorno fa mandai un messaggio a Giulio dicendogli che l'arrivo che si farà in questo paese, che è un nome particolare, mi sembra che si chiama Guelfo Castramonti, una cosa del genere. Io ci sono stato perché sono stato invitato dall'attuale prefetto di Benevento. Questo è l'arrivo di oggi. Sì, questo è l'arrivo di oggi, sì, che ha vinto Cabiliura, in un arrivo reale, perché secondo Nizzolo, terzo Viviani e quarto Sagan. Vuol dire che il Giro d'Italia anche tra i velocisti si farà valere, come si farà valere anche sui grandi campioni, sulle grandi salite. Come dicevo, ci sarà anche questo arrivo importante in Puglia, in provincia di Benevento. Si parte da Foggia e si arriva in provincia di Benevento, e poi domenica ci sarà questo arrivo clou da Castel di Sangro a Campo Felice, Rocca di Cambio. Mentre venivo qua ho fatto una telefonata proprio al sindaco di Rocca di Cambio, Generale Di Stefano, una persona squisita che si sta impegnando come non mai, insieme ad Andrea Mammarella, insieme alla famiglia Lannini, che sono i proprietari degli impianti. Purtroppo questa notte ha piovuto e la strada ha avuto qualche cedimento, però già oggi hanno ripreso i lavori di messa in sicurezza, di battitura. E io sono sicuro che fino a sabato notte, domenica mattina, i lavori saranno portati avanti, perché non possiamo fare assolutamente brutta figura. Una tappa che... Qua ti sei inventato una tappa particolare, un arrivo particolare. L'arrivo particolare, tanto lo diciamo perché noi siamo liberi di mente, non abbiamo nulla da dire, nulla da nascondere. Certo. Io ho conosciuto questa montagna grazie a... Conoscevo Campo Felice perché sono stato a sciare, ma non conoscevo questo luogo. L'ho conosciuto tramite la trasmissione di Enrico Giancarli, Strade d'Abruzzo. E quel giorno era presente Andrea Mammarella, che è un maestro di sci affermato, ma è anche istruttore nazionale, che mi disse: sai, sarebbe bello arrivare lassù sulle piste da sci
E io gli dissi: guarda, ci penso, però non so fino a che punto sarà possibile un discorso del genere. Il 7 di agosto del 2020 andai con Valentino Sciotti a vedere la tappa di Loreto e fra una battuta e l'altra lanciai questo messaggio a Mauro Vegni che mi rispose sempre: ah, Mauri, mi proponi sempre cose impossibili, adesso non ho tempo di pensare. Sono tornato alla carica più volte e nel momento in cui sono tornato alla carica più volte mi dice: ok, però io ti posso accontentare su questa situazione, però tu mi devi trovare una partenza subito dopo l'arrivo di San Giacomo, perché il problema, sai qual è? Che a me questi mi raccontano tutto, però mi dicono devi essere una tomba. Purtroppo molte volte questo mio essere una tomba mi ha creato anche qualche problema con qualche tuo collega, anzi approfitto per rinnovare le scuse e un saluto a Rocco Coletti perché per via di diciamo, di una piccola sfumatura ci siamo un attimo così arrabbiati a vicenda, ma gli ho chiesto scusa, rinnovo le scuse anche stasera. E mi disse: però mi devi trovare sicuramente una partenza. Vabbè, dissi: guarda, c'è il sindaco di Notaresco che mi sta dietro da parecchio tempo, che è anche presidente della provincia, ci posso parlare. Chiamo di Buonaventura, il sindaco di Notaresco, gli dico: sindaco, il giro a posto, no? Non ci sono problemi. Praticamente lui stava aspettando che io lo La tua chiamassi, telefonata. la telefonata. È partita, diciamo, è partito l'abbrivio da Notaresco. Poi bisognava trovare una partenza dall'Abruzzo per andare su a Campo Felice Rocca di Cambio. È normale che il primo pensiero è stato su Castel di Sangro, che già dall'anno scorso voleva un qualche cosa che gratificasse ancora più il comune, oltre al Napoli e tutte Sì. le bellezze sportive che ha, e il sindaco, che è anche presidente della provincia, ha avuto un attimo di titubanza, poi mi ha richiamato e mi ha detto: ok, io accetto l'organizzazione della tappa. E lì è nato anche il disegno. Io poi, siccome quando penso alla tappa, è normale che mi rapporto sempre con l'ingegner Di Sandro, che è il cartografo, una persona squisita nel vero senso della parola. Sono persone che andrebbero conosciute per la loro umiltà e per la loro capacità. E è uscita fuori questa tappa, anche se io la volevo un attimo un pochino più lunga e dura, volevo inserire un'altra salita che si chiama Salita La Spiaggia, che da Raiano va su a Goriano Sicoli, però poi venivano troppi chilometri e abbiamo optato per da Anversa salire subito verso Olmo di Bobbio, scendere a Goriano Sicuro e fare Forca Caruso. E mancava il terzo anello. Il terzo anello era: da dove ripartiamo? Mi disse: guardate, non vi dovete preoccupare perché ripartiamo sicuramente dall'Aquila. Con il sindaco Pierluigi Biondi, un ottimo rapporto. Chiamo il sindaco Pierluigi Biondi e mi dice: Maurizio, ti ringrazio anche Subito. perché tu sai benissimo che l'Aquila nel 2022 sarà capitale dello sport in Sì. Italia e mi piace, voglio che questa tappa riparta da qui. Da lì poi nascono i vari contatti con la regione, con l'assessore Liris che è sport e turismo, che si è prodigato Certo. affinché si potesse arrivare a questa conclusione anche con contributi nei confronti dei comuni interessati, con contributi che dovrebbero andare anche sul rifacimento delle strade che proprio in queste ore Stanno lavorando. stanno lavorando sul tratto che da Villetta Barrea va a Scanno, sul tratto che da Olmo di Bobbio va a Goriano Sicoli, ma soprattutto anche la provincia di Chieti ha messo in atto un intervento abbastanza importante che va da Canosa Sannita fino a Crecchio, e in questo contesto fammi ringraziare anche l'ANAS che tiene molto alla propria visibilità sulle proprie strade, sta sfalciando erba e anche tutte le rotonde attraversate sulla statale 16 daranno un colpo d'occhio abbastanza importante sulla visibilità televisiva. Dico questo perché io quando in tanti vedono il giorno della tappa, il 14 passa, il 16 c'è la tappa abruzzese, il 17 riparte dall'Aquila, ma ci sono dei lavori dietro che vi posso garantire sono di una durezza, di una pesantezza, perché
perché tu devi rapportarti con le prefetture, devi rapportarti con le questure, devi rapportarti con i comuni, devi rapportarti con l'ANAS, con la provincia, con le forze dell'ordine che sono i carabinieri, devi trovare il personale di ausilio che sono gli ASA o la protezione civile. Consideriamo che in questo periodo ci sono anche gli hub per le vaccinazioni. Per esempio a Chieti venerdì le vaccinazioni sia all'ospedale vecchio che al Palauda che a Chieti Scalo verranno sospese da mezzogiorno alle 3 appunto per permettere il passaggio del giro e per non creare problemi. Certo. Tante situazioni, ma poi devi anche così rapportarti con i sindaci, che il sindaco che vuole che si passa in quel posto, l'altro sindaco dice ma perché non mi fai passare il Giro d'Italia qua? Tu devi mediare, ma molte volte devi anche fare delle rinunce perché ci sono delle problematiche legate anche al mando stradale. Non tutte le strade possono essere messe in sicurezza perché i fondi non è che ci siano aiose. Insomma, asfaltare 1 chilometro di strada sono centinaia di migliaia di euro e purtroppo voi sapete benissimo, lo sai Sì, benissimo tu, tante, tante problematiche ci le sono casse dietro, sia della sì, provincia che dei comuni certo. sono Però in grazie al crisi. giro che abbiamo anche l'asfalto in certi posti Sì, sì, che sì, mettono sì. a posto le strade. Però una battuta me lo devi fare sull'arrivo di, perché c'è la particolarità nell'arrivo di Campo Campo Felice, Felice. c'è Sì. Allora, Osterrato, no? l'arrivo di Campo Felice, dopo che si scollina Ovindoli e si fa un passaggio all'interno del comune di Ovindoli, ma soprattutto all'interno della zona del comprensorio sciistico, ci sarà tutta la piana che porta verso Rovere, Rocca di Mezzo. Si farà un attraversamento all'interno del comune di Rocca di Campio che è abbastanza complicato perché è una salita Eh sì, la breve, conosco. breve ma ostica. Si discende e da lì si risale verso Campo Felice. Si farà il tratto di strada che è stato aperto nel 2006 con la galleria. E una volta usciti dalla galleria, che anche quella ha una particolarità perché è vero che è illuminata, è vero che è areggiata, però essendo al buio, molti non si rendono conto della vera pendenza della salita, è una salita che varia fra il 7 e l'8% e che potrebbe creare qualche problema a qualche corridore. Si esce dalla galleria, si fa una rotonda in senso unico e da lì si prende la strada sterrata che sono 1800 metri, che ci sono due muri anche al 20%. Si sale, si sale, si sale, si arriva sulla piana dove c'è lo chalet del lago dove è posto l'arrivo. Si potrà vedere la bellezza Beh, di bellissimo. Campo Felice con alcune piste da sci ancora innevate, questo chalet con dietro il lago che sicuramente verrà valorizzato dall'organizzazione locale, dal Comitato Tappa. E io mi auguro solo che quel giorno non ci sia la pioggia. Io non faccio altro che ogni giorno controllare il meteo. Fino a pochi giorni fa metteva pioggia, stamattina sembra che la pioggia non ci debba essere, però vi voglio solo semplicemente dire che il 22 di aprile a Campo Felice ha fatto Nevicava. 40 centimetri di neve e lì c'era la preoccupazione perché immagino. bisognava togliere 2 metri di neve sulla strada e fortunatamente il caldo, il grande lavoro della famiglia Lannini che si è presa l'onere di preparare la strada, che poi sono i proprietari degli impianti, il tutto sarà bello e facile, anche perché se si dovesse avere qualche defaillance. Io per scappare dalle grinfie di Mauro Venni dovrò espatriare verso il Katanga, ma anche la regione, i comuni avranno difficoltà poi a mostrare il Dai, sarà perché. una bella Ma giornata, dai, io sono sono convinto di sicuro. sì. Noi abruzzesi siamo tosti, Sì, ma sono eh? convinto che tutto Ma andrà Maurizio, bene. stiamo parlando di bei posti. Adesso hai parlato di Campo Felice, abbiamo parlato di questa di venerdì che si attraversa un po' tutta. Considera che domenica attraverseremo tutta la zona di Alfedena, Barrea, Villetta Barrea, Il Parco saliremo a Nazionale Passoloni, d'Abruzzo, Scanno, Anversa, stupendo, posti saranno stupendi. posti stupendi che saranno anche valorizzati perché da quest'anno Certo. tutte le tappe sono in diretta integrale, di conseguenza poi essendo una tappa di Beh, domenica. anche di domenica, certo. Però permettimi di dire una cosa. Passate qui vicino, noi siamo qui nello studio di Lanciano, Fossa Cesa hai nominato, però qui c'è la Via Verde, questa strada che se ne parla. Mi
Inviti a nozze La su zona questo. dei trabocchi, tutto, non riusciamo a Guarda, portare ti questo dico giro. una cosa, io... Ho letto da qualche parte che è pronto, fine giugno dovrebbe essere pronto Sì, ho letto praticamente. pure io un articolo sul Centro dove il presidente Pupillo, di cui mi onoro di essergli amico da sempre, anche perché siamo quasi compaesani, anche se io sono nato a Chieti e lui a Prato, ma i nostri genitori sono pratolani, è il di concerto con... L'impresa diretta dall'ingegner Primavera hanno detto che il 30 giugno la Via Verde sarà pronta. Io, siccome la Via Verde la conosco benissimo perché ci vado, anche perché insieme a Valentino Sciotti, di cui mi onoro di essergli amico prima che diventasse il vero Deus Machina del vino, e nonostante lui sia diventato quello che è diventato, siamo rimasti amici per la pelle senza un minimo di dubbio. Volevamo portarci il Giro d'Italia da cronometro, fare un cronometro tipo quella che si fece a Sanremo un po' di Bello. anni fa. Soltanto che noi volevamo farla È già ferma, è programmarla nel bloccata. 2021, ma l'abbiamo cassata e non sappiamo nemmeno se la faremo nel 2022-2023. Dai, non ci crede che sia. No, io non è che non ci credo, io quello che ho detto pure al presidente Pupillo, ma che anche ho scritto in un post su Facebook, io ho detto questo, che ho dei dubbi che il 30, io posso anche consegnare la strada parco alla popolazione, però sarà una strada parco, una strada di viabilità dove... Mancheranno quelle che sono le infrastrutture che devono dare manforte Sì. all'economia, al turismo, che sono i bagni, sono le infrastrutture, i bar, i bike sharing, ma poi soprattutto bisogna anche capire come disciplinare e vietare l'uso della ciclabile alle macchine, perché se ti ricordi l'anno scorso Ci parcheggiavano. tantissime persone andavano al mare e parcheggiavano là, ma No. poi ci sono anche degli attraversamenti per andare ai trabocchi, sono tutte cose che vanno studiate. Ti dico pure questo, l'ho scritto e lo ripeto, io sono stato contattato, non faccio nomi, da una personalità importante di Ortona con cui ho parlato e mi ha fatto parlare con un fondo di investimento lussemburghese che erano pronti a investire 25 milioni di euro sulla pista ciclabile e anche la regione, determinati soggetti della regione sapevano di questa possibilità, soltanto che i ritardi, i ritardi, i ritardi, a un certo punto questo fondo di investimento ha declinato la propria disponibilità e io spero che ci ripensi, però il problema è che la politica dovrebbe capire che ok, avete fatto la pista ciclabile, vi dà tanto merito per quello che avete fatto. Però io mi auguro che insieme alla provincia, insieme alla regione, ma insieme anche ai comuni che attraversano, diciamo, la pista ciclabile attraversa i comuni di Ortona, di San Vito, di Torino di Sangro, Fossacese. Fossacesi, facciano unione perché il cicloturismo, io faccio parte di una società che si chiama Bike Economy, che è presieduta dall'avvocato Santilli, che proprio in questi giorni ha rinnovato una partnership con l'ambasciata olandese. Il cicloturismo muove 50 miliardi e fino al 2030 sono previsti 100 miliardi. E siccome io l'ho chiamata la Disney del ciclismo, la nostra pista ciclabile, perché io penso che una bellezza così in Sì. Italia non esiste. Sì, l'Emilia-Romagna ha fatto una pista ciclabile che dall'Emilia-Romagna va in Germania, ma la bellezza che ha questa pista con i suoi scorci marini, ma soprattutto uno pedala e si gira a destra e guarda la Maiella, se si gira a sinistra in lontananza guarda il Gran Sasso. Non ci sono paragoni. Ecco perché io mi infervoro e mi arrabbio o mi dispiace quando si parla solamente e non si arriva al dunque. Ecco, io mi auguro che il 30 può darsi pure che ci sia questa Però poi concessione, vada però completata poi nella va maniera completata, ma va migliore. completata in una Sei maniera, stato molto chiaro, ma va dai. completata in una maniera non aggredita con cemento, ma va No. completata in una maniera soft, che sia effettivamente una pista ciclabile, Bella e funzionale bella e deve funzionale. essere. Senti, prima di chiudere col ciclismo, due corridori abruzzesi ci sono, Cataldo e E Ciccone, Ciccone. Allora, giusto? Dario sta facendo questo Giro d'Italia in appoggio al suo capitano che è Soler, che diciamo, è la punta di diamante della Movistar, che dovrebbe fare classifica, anche se ieri non l'ho visto abbastanza bene sull'ultima salita. Invece Giulio
un corridore su cui la Trek ci punta, anche perché proprio ieri Nibali ha accusato un ritardo di quasi 40 secondi e Mollema ancora di più. Di conseguenza Giulio è l'uomo di classifica, anche se ad oggi è sedicesimo a 1,56 da De Marchi, ma non bisogna guardare il distacco che ha da De Marchi, ma bisogna guardare il distacco che ha dal primo, diciamo, suo competitor, che è Vlahov, che sono praticamente 42 secondi. Io mi auguro che Giulio, già dalla tappa di domani a San Giacomo, soprattutto alla tappa abruzzese, possa risalire la china e attestarsi ai primi due o tre posti. È normale che il suo tallone d'Achille è la cronometro, però arrivare alla cronometro con un buon Certo. bottino può favorirlo. Io mi auguro che Giulio arrivi nei primi tre, ma anche nei primi cinque mi accontento, però considerati i suoi competitor, che sono i vari Pogacar che ha 22 anni, Thiago Aunark che ne ha 25 e quant'altro, è il momento che lui sbocci e dia un senso a quella che è la sua attività di oggi, ma soprattutto futura. Rimanendo sull'Abruzzo, Maurizio, cioè, oggi la maglia rosa parla anche abruzzese, c'è cioè uno Sì, sponsor abruzzese, il tuo amico io Valentino. sono fiero per Valentino e devo dire che i proprietari della società Israel hanno voluto dare un premio a Valentino mettendo il nome Vini Fantini sulla maglia, perché voi sapete che il nome di Vini Fantini è soltanto sul pantaloncino. Per quanto concerne il Giro d'Italia, gli hanno dato questa possibilità di mettere Vini Fantini sul pettorale, ma soprattutto hanno fatto una maglia rossa in onore del vino, in onore del Montepulciano. Hanno fatto questa benedetta maglia in onore dei Vini Fantini. Queste sono cose che vanno apprezzate, ma soprattutto va apprezzato Valentino, che lo ripeto, è partito da nulla, da zero, e ha creato un impero che continua a crescere in Spagna, in Sardegna e con tante cantine che ci sono in Italia. Poi possiamo discutere su tante cose, perché poi tu sai benissimo che in Italia, quando tu arrivi a certi livelli, a certi apici, qualcuno deve sempre dire qualcosa, però Va bene, lasciamoli noi parlare. prendiamo le cose bene. Ascolta Maurizio, adesso facciamo un excursus anche nel calcio. Oggi Sì. si è giocato in eccellenza, c'è stato un recupero, il Lanciano ha ancora doveva recuperare 3 gare, oggi c'è stato il primo recupero e al Biondi ha vinto l'Avezzano, come da previsione, 5-0. Dai, ci vediamo il servizio. Il Lanciano nulla può, appellandosi solo alla tenacia in uno dei momenti più fragili della storia rossonera, e cede con fragore anche all'Avezzano in casa, al Biondi, con un perentorio 0-5. Recupero della seconda giornata che ha chiarito che i rossoneri hanno un gap troppo ampio rispetto ai club avversari e che tra emergenza Covid e incertezze societarie il campo resta ai margini, con risultati pressoché scontati. Il terzo KO di seguito, 15 reti subite, un solo gol realizzato, parla chiaro, anche se Lanciano approccia bene alla partita e disposto con criterio, paga la distanza condizioni strutturali, fisiche e mentali non all'altezza. Per l'Avezzano invece tutto facile dopo qualche difficoltà iniziale e con la sola vittoria, obiettivo finale, poi centrato. Pronti via e locali che gestiscono bene gli avversari, con Lombardi migliore in campo. Al 15esimo l'italo-australiano finalizza con un colpo di testa che finisce di poco alla destra di Di Girolamo, un cross dalla sinistra. L'Avezzano prende confidenza e affonda il colpo decisivo al 26esimo con Spinola, che supera Scutti con un bel gol dalla sinistra, un colpo da maestro che si spegne in rete dopo aver colpito il palo interno. Avezzano, che al 36esimo trova il raddoppio, sempre con Spinola, su una carambola beffarda per il portiere Scutti. Partita segnata, il Lanciano però ci mette almeno l'anima. Ripresa, primo acuto, ed arriva il tris. Alessandro Pendenza, con un colpo da fuori area, beffa l'estremo rossonero. 0-3. Ancora Avezzano, 12esimo, colpo di testa di Blanco. Scutti riesce ad intervenire sul colpo di testa ravvicinato. Poi si vedono i rossoneri con Lombardi che taglia l'area di rigore dell'Avezzano. Serve del Vecchio, che viene stoppato dall'uscita del portiere Di Girolamo.
Rovesciamento di fronte, ecco il poker firmato sempre da Blanco, ben appostato in area di rigore, minuto 19, che supera di precisione Scutti. Ancora un acuto di Lombardi per alleggerire la pressione ospite da fuori area con Di Girolamo che assesta l'intervento decisivo mettendo in corner. Ma il quinto gol è dietro l'angolo, Blanco la griffa con un colpo che chiude praticamente i giochi. 0-5, l'Avezzano riprende morale dopo due stop di fila, il Lanciano aspetta ancora il suo destino tra spifferi sinistri e solo la buona volontà di chi scende in campo tra mille difficoltà. L'allenatore lancianese, Peppino Di Pasquale. Mister Di Pasquale, partiamo dalle cose belle, positive. Io ho visto, nonostante il risultato, la squadra ha lottato, si è impegnata, in campo stava messa bene, però poi la qualità fa la differenza. Ma assolutamente, è un gioco di qualità, il calcio è abilità, quindi è chiaro che le qualità individuali poi fanno la differenza, ci mancherebbe, ma poi l'organizzazione può compensare dei piccoli gap, ma non può sovvertire l'ordine delle qualità. Mister Torti, 5-0 a Lanciano, e questa è la risposta che ti aspettavi? Beh, la partita non era semplice, anche perché i primi 20 minuti il Lanciano ci ha messo in difficoltà, ha avuto anche un paio di situazioni pericolose, poi siamo stati bravi noi a tenere botta e poi prendere campo, alla fine è uscito questo risultato rotondo. A me dispiace, l'ho detto anche al collegato, a me dispiace per la situazione di Lanciano, perché una piazza come Lanciano meriterebbe più rispetto, no? Anche per chi, come il mister e i giocatori, ci mettono la faccia e stanno andando in campo in condizioni precarissime, per cui ecco, ci vorrebbe un attimino un po' più di rispetto per queste persone. A me dispiace, ho parlato col mister, però è una situazione veramente surreale per il Lanciano, una piazza che fino a 5 anni fa era in B, quindi non lo so, io mi auguro che possano risolvere queste diatribe, perché poi di conseguenza sono tutte problematiche che poi si trasferiscono alla squadra, perché alle prime occasioni, quando prendi gol, uno o due gol, poi è ovvio che il pensiero, anche se non vuoi pensare lì, ma ci va automaticamente. Perché? Perché le problematiche sono tante. E questa vittoria potrebbe cambiare un po' la storia del campionato della tua squadra? Beh, a noi questa vittoria ci serve per preparare bene queste altre partite, perché noi avevamo bisogno di questa vittoria per essere un attimino più sereni e tranquilli e preparare le partite che verranno, no? È ovvio, le vittorie è la medicina per una squadra, per cui noi però dobbiamo essere coscienti che dobbiamo fare del tutto, perché è un discorso di amor proprio, di orgoglio per la società, per i tifosi, per la maglia che indossiamo. Dobbiamo cercare di fare il massimo. Io penso che ci sono due corazzate in questo torneo che non hanno niente a che vedere con le altre, però noi dobbiamo fare, ripeto, quello che ci permette di arrivare più in alto possibile, cioè il massimo. Poi dove siamo arrivati a fine torneo non lo so. Belle le parole di Torti. Maurizio, però voglio farti ascoltare anche un po' un grido d'allarme, poi c'è Ivana, da parte di mister Di Pasquale. Ascolta cosa dice Di Pasquale alla fine, perché può darsi che il Lanciano non scenda più in campo. Ascoltiamolo. Non abbiamo visto i dirigenti, ti hanno lasciato solo oggi. Bella domanda. No, a parte i giocatori, un'altra cosa di positivo che ho visto, i 6, 7, 8 ragazzi che erano in tribuna, tra infortuni, tra squalifiche, no, qualcuno. In tribuna non è una cosa positiva. No, poi c'erano, eravamo in 16. Eravate, però ho visto, nonostante tutto, hanno incitato la squadra fino al 90esimo. Ho visto uno spogliatoio, un gruppo unito. Allora, questi ragazzi sono veramente splendidi e stanno tirando una carretta che non è loro e hanno delle responsabilità sulle spalle che non sono loro. Si sono fatti carico veramente di una situazione difficile e prima parlavamo nello spogliatoio, anche loro cominciano a dare segni di cedimento, perché è vero che sono molto legati tra di loro, però è anche vero che sostengono delle spese per venire all'allenamento, è anche vero che subiscono delle difficoltà dettate anche dalla logistica e si stanno arrendendo. Oggi nello spogliatoio parlavano di dare un ultimatum e di smetterla o di chiuderla qui, ma cosa a cui non si può dar torto assolutamente. Certo, però mi dovevi una risposta, eri solo oggi? Sì, oggi ero solo.
Non ho visto dirigenti. No, oggi non c'erano dirigenti, però Claudio Alluni oggi è in ospedale per un piccolo intervento, quindi lui è giustificato. La Chiaretti rientrava da Grosseto e aveva degli appuntamenti con degli avvocati per risolvere questa situazione degli americani, che a questo punto veramente non si capisce. Cioè, non so quale gioco c'è dietro, parlano di un direttore che dovrebbe essere l'unico nostro referente perché stipendiato dagli Stati Uniti, e poi invece questo signore si permette di lasciarmi in tribuna 10 persone senza visita e addirittura senza che siano stati contattati dopo la negatività. Ecco, ma tu hai avuto modo di ascoltare, di vedere, di sentire qualcuno dall'America? Sì, io mi sono interfacciato con loro più volte e poi le promesse sono tante, però i fatti concreti ne vediamo pochissimi. La partita di oggi comunque è stata preparata dalla vecchia dirigenza, diciamo, quindi da Alluni e dalla Chiaretti. Le distinte le abbiamo riempite noi, però, quindi questa situazione non giova a nessuno. Certo, domenica poi arriva l'Aquila. Sì, domenica arriva l'Aquila. Se la squadra ci sarà, perché i ragazzi sono fermamente intenzionati a dare come ultimo giorno di attesa venerdì. Se per venerdì non dovessero arrivare dei chiarimenti sugli emolumenti, sui rimborsi, molto probabilmente i ragazzi non scenderanno in campo. Quindi entro venerdì almeno qualche rimborso aspetta? Sì, dei rimborsi o quantomeno dei segnali molto positivi. Perché comunque non è giusto che questa parte sana, questa parte positiva, come hai sottolineato tu, debba pagare questa situazione. Bene, mister, in bocca al lupo. Viva il lupo. Brutta situazione. Maurizio, un commento dall'esterno. Sì, un commento dall'esterno. Allora, prima che si riniziasse questo campionato a 7, il presidente Memmo convocò tutti i presidenti delle società di eccellenza. Io partecipai come presidente, come Nero Stellati. E io in quel contesto non riesco ancora a capire, in una situazione così drammatica da un punto di vista così gestionale, economico, che non è di oggi ma anche da prima, perché c'è voluta per forza questa partecipazione? Potevano restare un attimo ai box, programmare con calma il futuro 2021-2022 e il Lanciano, giustamente come ha detto l'allenatore dell'Avezzano, questa squadra 5 anni fa giocava in Serie B, e se non fosse accaduto quel gol all'ultimo secondo il Lanciano fosse ancora in Serie B. Allora, certe volte, certe scelte io non le capisco. Capisco la scelta del Chieri, capisco la scelta dell'Aquila, capisco la scelta dell'Avezzano, capisco la scelta del Delfino, che erano lì per giocarsi il campionato, sì, già quando erano 20 squadre, ma il Lanciano, che era in difficoltà già prima, potevano tranquillamente soprassedere a partecipare a questo torneo, a questo mini torneo, e programmare con calma il futuro 2021-2022. Lo so, quante cose girano attorno a questo Lanciano. Io, ad onore del vero, prima di venire in studio, ho incrociato, perché poi è arrivata la presidente Chiaretti, Cristina Chiaretti, l'ho incrociato, ho scambiato due parole con lei, mi dice, e lei era molto, molto, non direi arrabbiato, ma anche deluso. Mi ha detto, guarda, sto aspettando l'avvocato perché dobbiamo preparare delle carte, ce l'aveva anche lui con gli americani, perché a detta della Chiaretti doveva arrivare quantomeno un bonifico, dovevano arrivare dei soldi promessi, ma dice al momento non è arrivato. Dice, io da sola non ce la faccio più. Posso fare una domanda da cittadino? Tutto. Ma perché questi americani dovrebbero venire a Lanciano? Questo... No, me lo chiedo. No, anch'io me lo chiedo. Io posso capire, i Frederick sono andati a Roma, quegli altri sono andati a Parma. Dice, l'interesse di prendere il Lanciano, perché? Dove stai? Ce lo chiediamo in tanti. Non so, la mia è una domanda. Non vuole avere un seguito la domanda. Mi dichiaro. Ma la domanda tua se lo stanno facendo tutti a Lanciano e non solo. Non lo so, però c'è. Poi gli ho chiesto anche alla presidente. Farsi pure che sia qualche italo lancianese. No, assolutamente, non parlo neanche italiano, perché Max Pincione mi diceva fino a qualche ora fa, la presidente, noi ascoltiamo Max Pincione che è l'unico che parla italiano, gli altri non riusciamo a parlare in italiano, però pare che ci sia anche Pincione insieme a questi. Io il motivo non l'abbiamo capito. Io mi auguro che la piazza di Lanciano possa risorgere e tornare a quei fasti, anche perché io, non è che, anche se adesso
Ho pochi capelli, mi ricordo Oggi, benissimo. sì, oggi che è 12 di maggio, abbiamo messo un post proprio, Leda D'Alonso, su Telemax. Oggi si giocava, qualche anno fa, Lanciano-Sassuolo, 5.000 persone al biondo e poi il Sassuolo andò in In Serie A, Serie finì 2-2. Quindi oggi invece si è A. Oggi si è giocato, giocata a siamo Lanciano-Avezzano, questi 5-0, 0-5, 0-5. quindi considera dentro il tifoso lancianese, lo Fa male, sportivo, no? Fa co come sta male. male tantissimo. Certo. Mi fate ascoltare un attimo Paris, perché anche il presidente Paris, che è una persona sicuramente eccezionale, un grande sportivo, però è arrabbiato con la sua squadra. Senti Non da cosa oggi. dice. E non da oggi. Ascoltiamo Paris. Presidente, beh, vittoria doveva essere, vittoria è stata, risultato eclatante. C'è gusto però a vincere contro avversari che sono veramente in un momento di difficoltà, ma che hanno dimostrato perlomeno di avere voglia. Ma nel calcio conta a volte più la dignità che non il risultato finale. Oggi siamo venuti qui, io, è ovvio, dopo quello che abbiamo fatto vedere finora, solo sprazzi di bel gioco, questi 3 punti erano necessari, ma senza la continuità, ci si fa poco nel calcio. Quindi l'Avezzano Calcio questa stagione l'ha vissuta con due volti, no? Eravamo partiti in pompa magna. Il Covid ci ha tolto qualcosa e quindi io che sono un uomo che fa della parola un contratto, allora ho preferito mantenere fede a quello che poi è il mio verbo, quindi quello di rispettare chi mi rispetta e quindi basta questo. Oggi sì, effettivamente il Lanciano ha mostrato tutti i suoi limiti, fanno parte di quello che sta vivendo questa piazza, a me dispiace tanto perché non se lo merita. E quindi vedere e sentire, leggere quello che leggo anch'io, a me dispiace come se mi sentissi lancianese anch'io in questo momento. E questo penso che sia tutto. Oltre non posso spingermi perché altrimenti rischio di prendere una denuncia. Comunque, questo 5-0 può far rientrare l'Avezzano in corsa, quantomeno sperarci ancora. basta vincerle tutte, Presidente. Sì, ecco, come ha detto il tuo collega. Sì, basterebbe dare continuità in realtà, ma la continuità in questo campionato è vincerle tutte. E quindi abbiamo l'obiettivo, domenica prossima, nel derby marsicano contro il Capistrello, di fare la cosiddetta prova perfetta. Però io, ecco, ho deciso per presa di posizione di non parlare più con la squadra fino a quando appunto non ridanno dignità al campionato, quindi fino a quando la squadra non dà certe prestazioni come quella di oggi, no? La sicurezza, la cattiveria, la concretezza negli ultimi 16 metri. Ecco, adesso questa è la strada che abbiamo ripreso nel verso giusto, però io preferisco lasciarli in pace, tanto ho talmente impegni dal punto di vista professionale, imprenditoriale, che il pensiero dell'Avezzano Calcio fa parte delle mie 24 ore ogni secondo, anche perché altrimenti non avrei ripreso la società e non avrei ricevuto in regalo una poltrona da Formula 1 dopo aver superato i 10 anni di presidenza. Questo, quello che mi dispiace è quello che ci hanno tolto. Il Covid ci ha tolto la Serie D con l'annullamento della stagione scorsa, la cristallizzazione delle classifiche. Non mi piango più addosso, però chiaramente i sacrifici sono stati buttati attraverso i tavolini romani e questo è il mio più grande rammarico. Mi auguro, ecco, che adesso il campo ci ridia la quarta serie del calcio italiano, ma ovviamente il calcio è fatto di momenti. Speriamo che la fortuna torni alle spalle dell'Avezzano Calcio e del sottoscritto. Lei è un uomo tenace, volitivo, determinato, ma parla in maniera mesta anche per il futuro. Ma c'è delusione che non è che possa precludere una progettazione da uomo ambizioso. No, no, quello assolutamente no. Il Covid ti fa venire meno le parole e meno il sorriso. C'è il vaccino, Presidente. C'è anche il sole, soprattutto le temperature che salgono. E quindi mi auguro, ecco, che torni tutto alla normalità e che appunto sia i contagi che i morti si riducano perentoriamente e che ovviamente si torni a poterci sedere in un tavolino, in un ristorante, di un bar senza tutte queste distanze di sicurezza. L'avvocato Paris al microfono di Enrico Giancristoforo, ma anche l'avvocato un po' ce l'ha con la sua squadra, non è contento.
Ma si aspettava di più. Già da domenica scorsa, sì. Io so da voci di amici, sì. Ha fatto una sfuriata negli spogliatoi quando ha avuto quella debacle domenica scorsa. È normale che lui è uno a cui piace vincere, vincere non soltanto nel calcio ma anche nella vita normale. Lui sono anni che progetta un Avezzano professionale, non tanto professionistico. Mi ricordo che parlava di comprare un pullman, di fare un centro sportivo e tante altre situazioni, però poi, sai, come ha detto lui, il Covid, la situazione economica che non è più florida come una volta, tutti quanti sappiamo dei bilanci in rosso delle società di Serie A, ma anche di Serie B. La Superlega nasce anche per questo, sì. Per questo progetto. È normale che fare 12-15 squadre con un bacino d'utenza importante porta dei soldi nelle casse delle squadre. Poi è successo quello che è successo, vedremo come andrà a finire nei confronti di Real Madrid, Barcellona, Juventus. Vedremo. Rimaniamo nel nostro mondo, Maurizio, l'ultimo se l'eccellenza, poi vi faccio vedere anche la D. Tu sei di Chieti, sei uno sportivo, sì. Di Chieti. Il Chieti adesso pare che sia l'anno buono, che dici? La Ma squadra io, è forte, sta andando bene. Si sta ricreando entusiasmo. Sì, si sta creando tantissimo entusiasmo. Io sono teatino, sono fiero di esserlo, anche se di prima generazione, perché i miei genitori non sono teatini, però sono teatino, ci sono nato, ci vivo, ci pago le tasse, i miei figli sono teatini, sono fiero e contento se questa squadra possa tornare ai fasti che furono, rivedere quando il campo tornerà agibile con la curva Volpi piena di tifosi. È passata, diciamo, da un momento di stasi con il campionato a 20 squadre a questo mini torneo dove ha fatto una squadra veramente importante, forte, anche più forte secondo me dell'Aquila, non me ne vogliono gli amici aquilani. Poi potersi pure che fra due domeniche quello che io sto dicendo questa sera verrà ribaltato, però il Chieti adesso crede fortemente nella vittoria e vedremo che cosa accadrà. Andrebbe a favore anche della città, una città che è in sofferenza sotto tanti punti di vista, però il calcio potrebbe riportare potrebbe ridare quell'entusiasmo, poi pian piano riporta anche fiducia, anche serenità. Anche se poi purtroppo la mia città è una città a cui la critica non l'abbandona mai, siamo una città di critica e purtroppo bisogna essere ottimisti, non critici, perché la critica non porta a nulla, l'ottimismo invece porta a guardare. Però venerdì fai passare ancora il giro a Chieti, ti fanno un monumento a Chieti. Passa il giro a Chieti, ti posso dire che se tu vai a leggere i post che stanno su Facebook ci sono tantissime persone favorevoli al passaggio del giro, ma ci sono altrettante persone che sono contrarie al passaggio del giro. Ma non è che si limitano solo a contestare il passaggio del giro, ma scrivono cose che io mi sono salvato, perché poi gli screenshot me li salvo, contro i ciclisti, si possono appiccicare le rotonde. Ma che no, man... dai! Sì, così. Sì, hanno scritto cose del genere, sì. Ma perché chiude la scuola? La scuola chiude per un semplice motivo, perché se il Giro d'Italia a Chieti passa alle 2, e dalle 2 alle 3, e i ragazzi a scuola escono all'1:30, è normale che la viabilità dei pullman avrà delle difficoltà. Ma al di là di questo, i ragazzi devono vedere passare il giro, innamorarsi. Ma io mi sono innamorato. Devono innamorarsi del ciclismo. Io mi sono innamorato del ciclismo dietro mio padre che mi portava a vedere il ciclo. Mi ricordo tuttora nel 67. Bisognerebbe l'obbligo di portare i bambini a vedere il passaggio del ciclismo. Ma sai, allora mo torniamo al famoso discorso. Se mi fai fare un attimo un escurso, qua si parla tanto di Coni, adesso ci saranno le elezioni, sì. Malagò e quant'altro. Però lo sport oggi è soltanto uno sport di vertice. Lo sport di base non esiste più. Ai tempi nostri esistevano i giochi della gioventù che hanno dato, sì. E fornito all'attività motoria e sportiva italiana fior fiori di campioni nell'atletica leggera, nel basket, nel baseball, nel calcio, nel ciclismo, nell'atletica leggera. Oggi non esiste più. A scuola l'educazione fisica non si fa. Questo è il problema fondamentale. Oggi l'unica educazione fisica che fanno i ragazzi sono bere la birra, giocare con il joystick, con il computer e stare
seduti su qualche scalinata di una chiesa a parlare ecco, di nulla. Perché quando passi il giro, almeno si parla di giro, andate a vedere il giro, è giusto che non si vada a scuola quel giorno. Maurizio, ti faccio vedere, oggi sono stati due recuperi anche in Serie D. Sì. La Vastese non si è ripetuto come domenica scorsa, è arrivata una sconfitta contro il Castelfidardo. Vediamo come. Dopo la vittoria nel derby contro il Notaresco, la Vastese, che per i fatti del post-gara è stata sanzionata dalla Lega con una multa di 2.500 euro e la squalifica dell'Aragona per una giornata, ospita il Castelfidardo degli ex Mataloni, Corcione e Giampaolo, tutti in campo dal primo minuto nel 4-3-3 di Maurizio Lauro. L'Adderio conferma in toto il 4-4-2 che ha battuto il Notaresco, lasciando fuori dall'undici iniziale Martinez e Diarra, sostituiti in campo da Martiniello e Monza. Primi minuti di gara congeniali agli ospiti, che già al terzo sfiorano il vantaggio con l'ex Giampaolo, che servito in velocità prova a superare Di Rienzo con un tocco morbido, ma l'estremo aragonese si supera intercettando con la mano. La reazione vastese stenta ad arrivare e 4 minuti più tardi la pressione fidardense si concretizza al settimo sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della contesa. Nel mucchio è sfortunato Altobelli, che nel tentativo di spazzare inganna il proprio portiere per l'1-0 ospite. I locali provano ad organizzare la manovra e al 19° trovano un buon calcio di punizione dal limite che Obodo di Potenza spedisce di poco al lato. Crescono i locali, che hanno una grandissima occasione per pareggiare i conti al 27°. Punizione di Obodo e colpo di testa di Di Prisco, che spalle alla porta c'entra in pieno il palo. Ma nel finale di frazione è ancora il Castelfidardo ad avere le due occasioni migliori. Al 40° Mataloni in diagonale impegna Di Prisco, che para in due tempi, e 2 minuti più tardi in ripartenza il Castelfidardo con una gran conclusione di Giampaolo da fuori pareggia il computo dei pali. Nel secondo tempo corre ai ripari mister D'Adderio, che inserisce forze fresche in avvio fuori Le Noci e Monza, dentro Francese e Diarra, ma è ancora il Castelfidardo a fare la voce grossa. Dopo appena 3 giri di lancette, Giampaolo si incunea in area e viene messo giù da Di Rienzo. Calcio di rigore per i marchigiani, dal dischetto va lo stesso Giampaolo, che si fa incantare dall'estremo aragonese, ma Di Rienzo nulla può sul secondo tentativo, che trova la deviazione vincente di Ngiambè, che vale il 2-0 ospite. La reazione della Vastese passa dai piedi del neoentrato Francese, che in 2 minuti si vede prima annullare una rete per posizione di offside all'8° e poi al 10° sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa colpisce in pieno il legno trasversale, per la disperazione dei sostenitori aragonesi. I locali ci provano anche su punizione al 21° con Obodo, ma la conclusione termina alta. Cambia ancora mister D'Adderio al 25°, richiamando a sé di Allò e uno spento Mamona per gettare nella mischia Solimeno e Bernardi, ma è ancora Francese, entrato benissimo in partita, a fare la differenza per i locali. Al 21° il numero 20 entra in area e viene spinto alle spalle da Puca. L'arbitro Totaro di Lecce indica il dischetto e assegna il secondo rigore di giornata. Dagli 11 metri Martiniello angola bene, David intuisce ma non ci arriva. Gara riaperta per la Vastese, che accorcia le distanze portandosi sul 2-1. Doccia gelata per i fidardensi, che pochi minuti dopo al 34° rimangono in 10. In Ngiambè, dopo essersi liberato di due avversari, entra in area e va a terra. Simulazione secondo il direttore di gara del centravanti, che già ammonito rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Nel finale forcing Vastese al 47° Solimeno dalla sinistra con un tiro cross, per poco non riesce a sorprendere David, ma è troppo poco per una Vastese che ha di fatto regalato un tempo agli avversari. Gli aragonesi si fermano così dopo 2 vittorie consecutive e restano a quota 35, a soli 2 punti sopra la zona calda della graduatoria. Graduatoria che invece sorride al Castelfidardo, che aggancia il Castelnuovo quarto a 42 punti e ora sogna i playoff. Abbiamo sofferto su questi lanci lunghi, sui 3 attaccanti che ci hanno messo spesso in difficoltà. Secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo rivisto un po' le cose e abbiamo portato quei 3 riferimenti perché non ci davano possibilità di giocare e quindi eravamo costretti ad allungare la palla. È andata meglio, abbiamo anche un po' risentito, più che della stanchezza, abbiamo risentito un po' anche dell'euforia di questa vittoria, che poi è ovvio, psicologicamente qualcosa toglie come motivazione. Dall'altro lato abbiamo trovato una squadra molto motivata e molto cattiva agonisticamente e sono riusciti a portare il risultato a casa.
Oggi è arrivata anche la sentenza del giudice sportivo, Aragona stop, quindi chiusura per una gara e mi sembra 2.500 euro di multa. Ora ci andiamo a vedere il ritorno al successo del Notaresco, poi torniamo in studio con Maurizio e chiudiamo, dai. A distanza di quasi un mese, l'ultima il 14 aprile contro il Castelnuovo, il Notaresco torna a vincere e si riporta tre lunghezze dalla capolista Campobasso. Considerando anche la sospensione di 2 settimane del campionato, la squadra del presidente Di Giovanni archivia nel migliore dei modi una settimana che ha visto le 2 sconfitte contro Pineto e Vastese, oltre all'increscioso episodio nel post-gara di Vasto che ha visto coinvolto suo malgrado il tecnico Massimo Epifani. Per l'occasione sostituito in panchina dal vice Falasca. Diversi i cambi operati rispetto allo schieramento base. Dal primo minuto si rivedono Ghiani, Dos Santos, Massarotti, Mancini e Paganin. Panchina per Frulla, Olcese e Palumbo. Senza contare le assenze di Colombatti, Bianciardi, Marcelli e Banegas, ai quali si è aggiunta quella di Blando. Dall'altra parte auto lo squalificato Perini, mister Mengo deve fare a meno anche di Cuccù e del portiere Gagliardini. Dopo appena 8 giri di lancette, doppia occasione per i rossoblù. Sulla spizzata di Speranza però prima Dos Santos e poi Mancini non riescono da pochi passi a trafiggere Zizzania. Il Montegiorgio si conferma squadra ostica e con una buona organizzazione di gioco. Al 23esimo è Pampano dalla distanza a scheggiare la parte alta della traversa. Al 32esimo invece è costretto al primo cambio il Notaresco, alza bandiera bianca a Capitan Speranza, in campo Montuori. Al 34esimo sugli sviluppi di angolo è Paganin ad impensierire l'estremo ospite. Prima del riposo però sono i marchigiani a sfiorare la marcatura in 2 circostanze. Al 37esimo con Misin dal limite ed al 39esimo al termine di un'azione manovrata con Zancocchia. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla ripresa, che per i primi minuti vede il Montegiorgio esprimersi al meglio. Nello spazio di 2 minuti infatti è l'11 di Mengo a creare un doppio pericolo. Al 6° è attento Sciba sul fendente di Pampano, 120 secondi più tardi lo stesso numero 7 sulla sinistra crea scompiglio e sul suo tiro è Lupole a non arrivare ad un soffio sul secondo palo, palla gol clamorosa. Pian piano però i rossoblù di casa tornano a spingere, dal 21esimo passano, tutto nasce da un'azione d'angolo, la parabola di Acquadro trova pronto Montuori che beffa Zizzania con un tocco morbido e perfetto al tempo stesso. Grande gioia per il difensore centrale al suo primo centro stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo il Notaresco cresce di intensità e dal 30esimo trova anche il raddoppio, il neoentrato Frulla recupera un pallone in pressing e lo cede a Dos Santos che fa qualche metro e scaglia una saetta che si infila alla destra del portiere marchigiano. 2-0, settimo gol in campionato per l'attaccante brasiliano. Passata la mezz'ora è ancora il bomber Carioca a sfiorare la marcatura sul cross di Ghiani, palla alta di poco dopo un'uscita non impeccabile del numero 1 ospite. Al 38esimo invece, subito dopo essere uscito dal campo, Lupoli si vede mostrare il rosso dal direttore di gara dopo un battibecco con la panchina di casa. Montegiorgio che non molla comunque fino alla fine e dal 48esimo infatti accorcia le distanze per merito del neoentrato Santoro che da pochi passi beffa Sciba. È l'ultima emozione del match con il Notaresco che festeggia la 16ª vittoria stagionale ed inizia già a pensare alla sfida di domenica contro il Cinzia al Balonga, sempre al Savini. Innanzitutto ci tengo a fare un ringraziamento ai ragazzi perché in assenza del mister hanno dato prova di grande carattere e quindi il mio primo ringraziamento va a loro, perché nonostante un primo tempo così così siamo rientrati nel secondo tempo consapevoli di essere una squadra forte e quindi siamo andati più convinti dei nostri mezzi e siamo riusciti a portare questa, diciamo così, benedetta vittoria a casa, che ci serve davvero per sperare poi di poter riagganciare il campo basso. Poi è arrivato il primo gol di Montuori che ha avuto subito un bel impatto sul match appena entrato al posto di Speranza, il gol liberatorio da parte di Dos Santos che lo cercava da un po'. Sì, sono due ragazzi entrambi che si allenano da professionisti e quindi sono contento per tutti e due, in particolar modo per Dosse che comunque meritava questo gol dato quello che fa durante gli allenamenti e quindi sono contento per tutte e due, ma sono contento per tutta la squadra. 3 punti che vi permettono di restare incollati nella scia del campo basso. Certamente, certamente. Ad oggi siamo a -3, quindi noi abbiamo l'obbligo di crederci e fino all'ultima giornata e fino a quando la matematica non darà una sentenza, chiamiamola così, noi andremo avanti per la nostra strada perché stiamo facendo un grande campionato, questo lo voglio sottolineare. Bene, bene, allora domani vi ricordo che intorno alle 13
andremo l'integrale di Lanciano-Avezzano, quindi domani giovedì alle 13 tutti i 90 minuti di Lanciano-Avezzano. Maurizio, concedimi ancora un minutino prima di chiudere, ricordiamo che da venerdì l'Abruzzo si tinge di rosa, quindi da venerdì la partenza a Notaresco, poi la partenza da Castel di Sangro, la partenza dall'Aquila, un arrivo a Campo Felice. Ascolta, qualche notizia dal punto di vista logistico? Intanto si può andare lungo le strade, vi raccomando, sì, le mascherine e distanza. Però, però seguite il giro, però munitevi di mascherine e di state attenti e applaudite. Per quanto concerne la zona d'arrivo, siamo in attesa che la prefettura dell'Aquila emetta un'ordinanza specifica sia sulla chiusura del tratto stradale che sul come comportarsi nella zona d'arrivo. Penso che i media e le televisioni, i giornali nei prossimi giorni daranno questa notizia. Io dico solo e semplicemente questo: agli abruzzesi, godetevi questa festa, perché Giro d'Italia è una festa che ne dicono quelli che poi ce l'hanno a morte con i ciclisti o ce l'hanno a morte con il blocco delle strade. Buonasera a tutti. A Campo Felice a piedi si sale in ogni caso. Sì. Ma guarda, io consiglio a chi vuole andare a vedere la tappa di Campo Felice di salire dalla parte di Torno in Parte, che è libera d'accesso. Invece dalla parte di Rocca di Cambio è complicata, perché là ci passerà la gara. Invece arrivare a Campo Felice da Torno in Parte è una strada che consiglio. Benissimo, Maurizio, grazie, ma grazie devono dirtelo gli sportivi abruzzesi e le istituzioni per quello che fai ancora una volta per il giro. No, non fa niente, io faccio le cose con amore, con passione, le faccio principalmente, lo tengo a ribadire, perché molti credono che se io lo faccio gratis su tutti i punti di vista. Quando vado a una riunione vado con la mia macchina a mie spese, quando vado mi prendo un giorno di ferie o mi prendo dei permessi. E lo faccio con il cuore, lo faccio da abruzzese. Avrei potuto giocarmi questi 15 anni anche politicamente, non l'ho fatto perché non ho mai voluto mischiare le mie attività organizzative con l'attività politica. Grazie ancora, ci vediamo domenica con Abruzzo Gol. Buonasera.